Bella ragazzi, bentornati al vostro Joker. Oggi, inaspettatamente, siamo tornati su Gears of War 3 e sempre a mio fianco oggi abbiamo un grandissimo ospite, il grandissimo Gozzanima, ragazzi. L'ho riportato sul mio canale, ci sono riuscito finalmente. E ovviamente, bella ragazzi, questo video andrà pure sul community channel perché dobbiamo dire veramente delle cose importanti riguardanti Gears of War. Esatto. Dobbiamo parlare, ragazzi, delle cose che stanno accadendo ormai ultimamente, che comunque io mi aspettavo sinceramente, anche Anima penso se lo aspettava. Porca madosca. Perché ci sono anche dei ragazzi, ultimamente hanno fatto una LAN a Rimini, giusto? A Rimini, sì, hanno fatto LAN a Rimini di Gears of Judgment e ci sono stati comunque vari problemi. È stata una LAN comunque con bei premi, effettivamente, bei premi, solamente ci sono stati sempre problemi per il fatto che il gioco è un po'. Il gioco Judgment è una merda, raga, non un po', è una merda, cioè dimmo solo tutto, chiaramente. E... perché comunque tutti, oddio come si cambia arma, non mi ricordo, abituato a che ti giuro, non, premo Y invece con le freccette, bellissimo. Comunque, tornando a noi, oddio non muore, porco due raga, aspettate, mi sto un pisciacchi tasti. Allora, live, tornando a noi, sì. Siamo online, sì. Tornando a noi, e in questo, una settimana fa hanno fatto questa LAN. Come al solito ci sono un po' anche lamentati i players per l'organizzazione, un po' maluccia dell'evento. Però vabbè, bene o male, l'hanno fatta, hanno vinto bei soldi, hanno vinto gli Affinity. E ci congratuliamo con gli Affinity? Sì, gli Affinity. Vai Anima, yuhu! Ma io gli Affinity soprattutto mi congratulo con gli Affinity, anche perché oltre ad aver vinto contro quei 10 team che, ok, non sono troppissime, ma non sono neanche pochi, anche perché sono quelli che c'erano su Judgment, soprattutto gli Affinity sono due ex gods, ci sono negli Affinity Flow e Venom. Due ex gods, esatto, quindi, esatto. Veramente, come se avessi vinto anch'io, guarda, veramente. Come se fosse esatto, infatti io sono rimasto contento di questa cosa, che gli Affinity, diciamo, non era la prima LAN, giusto? O sbaglio? No, sì, in teoria sarebbe la seconda, ma la prima era Luca Comics e Luca Comics non funzionava un cazzo, quindi è la prima, diciamo. Vabbè, diciamo che è stata la prima LAN importante per loro, diciamo, comunque è stata la prima LAN che si sono portati a casa bei premi, ragazzi, veramente. Io penso che premi così non ci sono mai stati nel mondo, diciamo, di Gears. I vincitori, a meno che lasciando le GL. No, infatti i vincitori hanno vinto 1600 euro come team, quindi spettavano 400 euro a testa, ecco, in fondo. Cazzarola. Non sono pochi per Gears of War, cioè, penso sia stato veramente... E in più chi è che è arrivato terzo nell'uno contro uno? Venom, ha vinto quindi altri, diciamo, 100 euro, quindi 500 euro si è portato a casa. Sì. Vabbè, io infatti facciamo ancora i complimenti a loro. Comunque, ritornando sempre a noi. Ragazzi, voi dite perché siete tornati a fare un live commentary su Gears of War 3? Ma meno allora, male, in questi giorni, dire. Meno male. Ecco, esatto, meno male. Mo' lasciate perdere che lagga un po' perché siamo senza server adesso in questo momento, quindi lagga. A me vedete tantissimo, io laggerò tantissimo. Comunque, siamo tornati perché ci sono dei nostri amici che anche loro giocano da Gears da moltissimi anni e sono comunque nel mondo competitivo e sono forti comunque. Hanno fatto un canale anche loro che parlano di Gears e fanno dei streaming e tante altre cose. Comunque è un canale che è ben organizzato, secondo me. Stanno crescendo piano piano. E il canale, tanto ve lo lascerò in descrizione, non vi preoccupate. Ve lo metterò in descrizione, vi consiglio di andarci. Guardate quello che stanno facendo, stanno cercando di fare dei sondaggi e tutto quanto, perché la community italiana di Gears vorrebbe tornare su Gears 3. C'è questo, diciamo, rumors praticamente, di cui noi vogliamo tornare sul 3. Io sono a favore al 100%. Anima a 10.000 proprio per milione. E quindi noi, ragazzi, dobbiamo fare tutto per tornare su Gears 3. Anche perché ormai Judgment, come vedete anche voi, non vale più niente, raga. Cioè, ci sono solamente due team per puzza e tornei non ce ne sono. Non l'hanno messo neanche più all'EGL. Cioè, Gears of War, ragazzi, non andrà più neanche all'EGL. Cioè, è una cosa bruttissima Gears of War che non andrà più all'EGL. Cioè, veramente brutta, cioè, nel senso, anche perché poi sono 10 team su Gears 3, almeno. Esatto, capito. Ecco, molti di più. Perché comunque, ragazzi, lo sapete tutti, chiunque, bene o male, chi gioca a Gears anche per fare scrim e queste cose qua nel competitive, Gears 3, ragazzi, è un gioco che è stupendo, fantastico. Cioè, ma che gli volete dire, raga? Cioè, su Gears Judgment hanno torto che può giocare con Cog contro Locuste, per me è una cazzata enorme. Hanno torto il Lancer, ora l'hanno rimesso e fa un male cane, quindi nella CV non lo puoi usare. E fanno gli aggiornamenti, e le CV su Judgment sono solamente di Brickshot, Sniper e Incendiarie. Cioè, uno se comincia a scappare non la chiappi più, aspetta, per tutta la mappa. Anche un'altra cosa, cioè, così almeno dico anche un attimo la mia. Poi più che altro, sì.
non puoi, cioè hanno tanto menato le palle quelli di Gears, da tutti i Gears hanno sempre menato le palle, hanno sempre detto il Lancer non si le toglierà mai, il Lancer qua, il Lancer là, e poi cosa fai? Vai a levare il Lancer come arma, cioè puoi decidere solo un'arma primaria, quindi devi prendere. Infatti c'è una cazzata abnorme proprio. Cosa significa? Assolutamente una gran cazzata. Anche perché ragazzi, cioè nel competitivo il Lancer è la cosa, penso, non importante, di più, perché comunque non c'è tattica senza Lancer. Chi come noi gioca proprio a livello bello alto, a livello europeo, tutto quanto, il Lancer, ragazzi, ti serve tantissimo per fare le tattiche. Esatto. Cioè, senza Lancer tu non puoi fare assolutamente alla nulla. Alla fine, cioè... con il pompa è solo una questione, ok, di skill e di connessione. Cioè, non c'è più la tattica giocando col pompa. Sì, però è anche vero che senza Lancer non riesci ad arrivare, diciamo, a quello che puoi fare tu, non lo fare mai. Nel senso, cioè, se vuoi attaccare pompa, specialmente su Judgment, che è pieno di cecchini, di brickshot e quello che è, non puoi farlo assolutamente. E poi, come hai visto, Anima, cioè, rimani, che ne so, un team rimane in 4, un team rimane da solo, quello comincia a correre, non la chiappi più, perché se può buttare di sotto, sì, cioè, può fare le peggio cose, non la chiappi più. Facciamogli un esempio, cioè, tipo, mi è successo più volte, quelle poche CV che ho giocato su Judgment, noiosissime, rimaneva anche, ne so, 3 contro 1, o io rimanevo 1 contro 3, e l'unica cosa che puoi fare, perché su Judgment spari coriandoli dal pompa, era dover scappare. Ma se tu scappavi, cioè, esatto, non ti prendevano più, era veramente come giocare il gatto al topo, guardi e ladri, nel senso non... Sì, sì, non è proprio... Più, cioè, non lo prendi più quello lì che scappa. Se macchiappi ti do 100 euro, tipo, la cosa era quella, cioè, se mi prendi ti do 100 euro, perché tanto non gliela fai. No, era veramente complicata come cosa giocare. Cioè, e poi è brutto, io, ragazzi, vi dico la mia esperienza. Io ho fatto diventare il community, cioè il canale Community Channel, ma... Perché mi era proprio passata la voglia, cioè io ci ho messo un sacco di voglia e tempo dietro quel questo canale qua. Che sì, e purtroppo Gears Judgment te l'ha fatta passare, perché comunque è un gioco che dici, cioè, ma che gioco a fare, che tanto mi annoio, mi devo rompere le palle perché non riesco a fare nulla. Cioè, mo fortunatamente, io dico fortunatamente, hanno capito che bisogna tornare su Gears of War 3, ragazzi. Io sono il tipo che non torna mai indietro, ma io l'ho sempre detto da quando è uscito Judgment con mio fratello, Anima pure l'ha pensato da subito, che bisogna tornare su Gears of War 3, ragazzi. Tutti, cioè, tutti, quindi, sia i casual sia pure i competitive. Esatto, stanno facendo dei sondaggi anche su questo canale che vi lascio in descrizione, che sono dei nostri amici, andate a dare un'occhiata, seguiteli un pochetto. E poi stanno facendo anche a livello europeo, stiamo decidendo proprio di tornare su Gears of War 3, ragazzi, per fare il competitive fatto bene. E poi se chi vuole giocare casual, come dice Anima, si gioca anche casual, quindi non è assolutamente un problema. Però ragazzi, veramente, pure voi sotto al video dite la vostra, cioè diteci sì, vogliamo tornare sul 3, dateci una mano per fare tutto quanto il possibile per tornare su Gears of War 3, sì, esatto. Perché Gears of War Judgment purtroppo, ragazzi, non merita proprio player per star lì a giocare. Cioè, devono capire che hanno fatto una cazzata allucinante con Gears of War Judgment. È vero sì che è un gioco che è stato messo così a buffo, tanto per fare, però, raga, non ci si può giocare a Gears of War Judgment. Cioè, le mappe sono proprio... sono tutte uguali, sono abnormi e te puoi buttare, mi pare, Batman. Cioè, non puoi assolutamente giocare a Gears of War Judgment. Cioè, no, veramente, non si può. Quindi, ragazzi, diteci anche la vostra, cioè fate di tutto per tornare su quel cazzo di Gears of War 3. Per qualsiasi cosa scrivete nei commenti, Joker sul suo canale e io sul canale invece del community, e in ogni canale rispettivo scriveremo comunque, vi daremo i nostri consigli, se avete delle domande. Commentate, lasciate questo video, infatti ragazzi, lo troverete sia sul mio canale e lo troverete sul canale della community che Anima gentilmente ha offerto a tutti. E lo trovate anche lì, quindi ragazzi fate girare voce, andate sui sondaggi, andate da qualsiasi parte, scrivetelo sulle mutande, scrivetelo sui capezzoli, Return Gears 3, cioè raga, tocca riannare a giocare all'EGL, tocca farsi LAN, tocca divertirsi, tornei e tutto quanto. E poi perlomeno giocare con la skill, non con i mirini a centro schermo. Bravissimo, giocare anche per... sì, te c'è un cazzi, però almeno ti diverti, raga. Su Gears of War 3 ti diverti. Poi avete visto, ragazzi, c'è Cog contro Locusta, è la miglior cosa che può esistere al mondo. Cioè, non mi mette Cog contro Cog, perché io la odio. E poi, ecco... Vuoi avere una cazzo di soddisfazione di averci una Locusta? Un'altra cosa qui c'è da parlare. Io, quando gioco a Judgment, nonostante ho delle cuffie della Madonna, 7.1, Dolby minchia, eccetera, eccetera, non si riesce a capire, perché se tu giochi con 5 Beard da una parte e 5 Beard dall'altra, cosa capisci? Esatto, cioè, se giochi, non, cioè, non, bravissimo, non, non si capisce nulla. Allora, non si capisce su Gears 3,
capivi se i passi erano di una locusta o di un cog. Qua senti Bird che parla ovunque, senti il mio. Sì, è vero. I passi sono tutti identici. Cioè, ma io non cioè, se mi arriva una persona da dietro, io dalle cuffie lo sento. O dalla TV voi la sentite. Ma esatto. Non sapete mai se è un nemico esatto. O non è un nemico. Cioè, come lo capite una cosa del genere? Non, è veramente. Veramente è uscito esatto, male quel gioco. È solo uscito per soldi. E lì soprattutto non c'è skill. È bravo chiunque. L'ho notato. C'è gente che sul 3. Bravo. Non era capace a niente. Non era, ma non per offenderlo. Non era proprio capace a niente. Infatti non farò dei nomi. Perché comunque, però, ragazzi, chi è sopra 3? Ci vuole molto più impegno. Nel senso di essere bravo, raga. Non è fatto cioè, di connessione o cosa. Cioè, è fatto che devi essere bravo su Gears. Un'altra cosa da fare. Cioè, è proprio una cosa. Siamo tornati all'indietro, come direbbe Richard Benson. È una cosa squallida, perché cioè, veramente è una cosa da squallida. Hanno voluto, cioè, da Gears 1 a Gears Judgment è sempre il gioco è continuamente peggiorato, nel senso, poi Gears 3 avevano trovato una sorta di equilibrio, esatto, diciamo. Una sorta di equilibrio, esatto. Però poi non posso fare Judgment solo per i soldi, ecco, diciamo così, diciamola così. L'hanno fatto solo per i soldi e questa è una cosa bruttissima, ha veramente fatto passare la passione sì, a me, anche perché poi e a un sacco di altre persone. A me proprio, io ragazzi, io infatti io poi sono amante di Gears come Anima e tanti altri, e tutta la gente che giocava prima su Gears 3, proprio diciamo competi che ti mettevi dalle navi, facevi le tatte e tutto su Gears con Judgment, proprio io, ragazzi, dopo 2 settimane di gioco ho detto basta, cioè non accendo più Xbox, non gioco mai più su questo gioco. Ho detto perché comunque sì, faccio commenti di quello che vi pare, però non c'è più la passione di una volta per giocare a Gears. Mentre a Gears 3, ragazzi, cioè, è proprio un altro per me, e penso che adesso la comunità italiana anche sicuramente ci arriverà. Sarà un altro livello Gears 3, ragazzi, è un altro livello. Bisogna tornare su Gears 3, secondo ma me. Sì, ma poi Gears 3 è proprio, almeno, è un'esperienza, è una cosa personale. Qua volevo aprire un minutino di discorso mio. Su Gears 3 proprio io ero avvelenato, ma avvelenato nel senso buono, che ero proprio, come tanti altri nel competitive, erano avvelenati, cioè provavano, c'era ogni giorno era provare tattiche, un altro giorno era tutti bravissimo, qua. Ma poi partivano pure gli insulti agli altri, perché proprio tu più insulti l'avversario perché magari perdi oppure hai vinto e sei contento. Cioè era proprio un fatto non per essere maleducati, era proprio perché ci tenevi, sì, no, ci tenevi così tanto. Bravissimo, ci tenevi così tanto. Che proprio cioè arrivavi proprio quasi a diventarci matto per questo gioco qua. Invece Judgment è proprio, è come, non lo so, è come. Ma poi è pure una cosa che tu dici, cioè, ragazzi, dobbiamo allenare, che dobbiamo andare all'IGL, per dirti, l'evento più importante di Gears. Esatto. Dobbiamo andare all'IGL, quindi bisogna allenarci. Su Judgment, su che tallini, su. Boh, ragazzi, giochiamo che Barbie. Per me è più difficile giocare che Barbie che giocare a Judgment, secondo me. Cioè, adesso ti alleni su Judgment per giocare a cosa? Che non c'è nessuno, non stanno facendo nulla proprio, cioè, non c'è un torneo in corso. L'hanno tolto da LGL, quindi all'IGL non ci sarà più Gears of War. Judgment non l'hanno messo. Ma uno, ma che gioca a fare su Gears of Judgment? Beh, gioca sempre gli stessi 10 team, per dite, che neanche ci stanno. Sì, io volevo anche parlare sotto l'aspetto YouTube e casual. Come ho detto prima, il canale, diciamo, l'ho fatto diventare community proprio per il fatto che mi ero proprio rotto, sarebbe diventato un canale inattivo, ecco, diciamola così. Se, esatto, perché esatto. Mi era passata. Cioè, io con Judgment pensavo di fare il botto, perché era un gioco comunque innovativo, si pensava dai trailer e tutto, e invece il botto l'ha fatto al contrario. Il botto è il fatto che il canale stava per morire in sé, come potrebbe in teoria morire se continuiamo su Judgment. E infatti ho dovuto aprire anche un canale di COD, perché ho detto a me piace fare YouTube, mi piace appassionare la gente e mi piace fare video proprio a me stesso. E io con Gears non potevo più farlo, era proprio una... non lo so. Ma sì, perché comunque ormai ti era calata, veramente ti era calato tutto. Cioè io, raga, non lo so, Judgment ti distrugge l'umore, cioè veramente, non lo so perché, ma ti passa voglia di fare tutto, dici no, non è possibile. Per le persone di Gears. All'inizio sembrava, guarda Anima, ti dico la verità, io perché su tanti commentari anche l'ho detto, sembrava un gioco bellissimo. Ma anche io, anche i primi 3-4 commentari l'ho detto. Capito, cioè movimenti bellissimi, fluidi, capito, non c'è tanto lag, giochi è... Ma dopo che ci giochi, ragazzi, vedi che il pompa non ci fa niente e muori tutti insieme. E chi ti spara prima non serve a nulla, perché nasci, ti va in faccia nulla. Nasci, non raccogli muoro, le granate e poi lanciare 2 granate. Cioè, praticamente, cioè, se tu giochi solo a granate, cioè tu lanci, cioè, tra 2 squadre di 5 giocatori, lanci 10 granate in mezzo secondo, eri più a schivare le granate che a sparare la pompa. Cioè, capito? Era un po' come giocare a Flipper, minchia, schiva le palle, capito? Per dire, non lo so, veramente. Sì, infatti. È uno schifo. L'hanno.
Io spero, ragazzi, che pure voi comunque veramente ci teniamo, noi e tutta la community, e chi veramente sta lavorando anche per fare questa cosa, che si sta interessando con team europei e tanto altro. Andate, ragazzi, a vedere i sondaggi che stanno facendo, passate, vi ripeto nuovamente, in questo cavolo di link di YouTube che sono un canale nostro, amici, dei nostri amici che fanno queste cose, stanno facendo dei sondaggi, andate a dare una mano anche a loro se ci tenete e se volete per pure voi tornare, comunque chi è appassionato tornare nel mondo competitive, diciamo, comunque. Quindi, raga, veramente dateci pure voi una mano per tornare a Gears of War 3. Lo so, è brutto da dire, però oh, raga, tocca tornare sul 3. Se vogliamo divertirci come prima, tocca tornare sul Gears of War 3. Occhio da dietro, da dove sei arrivato intanto? E tu stai dove? Lì. Io intanto qua, raga, sono rimasto contro 10 persone, mi sto a fare tipo un clutch. Non ci sto a capire in cazzo, scusate un attimo. Non ci sono uno. Madonna, raga. Ah! No. Ma vaffanculo. Che merda. Bastardo, mi ha attaccato il fumogeno, ora mi si inculano. Ole, e parte il suga suga. E questa è in bellezza per chiudere il video. Oddio, sei marzo, faccio il panico. Ho finito i colpi del pompa. No. Oddio, che... Bravo bot, uccidimi. Vaffanculo. Comunque, ragazzi, niente, dai. Con sto suga suga potremmo pure chiudere il video, anima, io penso. Cioè, sì, sì. Penso che se può, eh. Va benissimo. Io che sono ripartito. Lo sai che c'è? Ci sarebbe tantissimo da parlare. Cioè, sì, veramente. Io penso che starei ore a parlare su questo gioco. Però è anche vero che a una certa... Però, ragazzi, veramente, scriveteci voi quello che pensate, anche voi, se vorreste tornare su Gears of War 3. Facciamo tutto il possibile. Io, come sempre, ragazzi, ringrazio Anima che mi è venuto a dare una mano su questo video, anche se stavo sclerando da solo, cioè, alla fine mi stavo incazzando da solo per questo gioco. Però, ragazzi, veramente, ringrazio Anima che mi ha dato supporto, ringraziamo a tutti quanti la community, quindi, ragazzi, non lo so, per una volta buona... Siamo una community fatta bene, cioè diamoci una mano tutti quanti insieme e fammo vedere pure noi che contiamo qualcosa su sto Gears, regà. Perché in Italia noi siamo, diciamo, quasi morti, tra parentesi, siamo, sì, spariti, esatto. Non c'è. Però quindi, ragazzi, diamoci tutti quanti una mano insieme per tirare su la community e per fare qualcosa di concreto su Gears. Però tocca tornare su Gears of War 3, raga, lo ripeto la centesima miliardesima di volta. E niente, ragazzi, Ringraziamo Anima che è stato qui con noi. Dai, figurati, ma anzi, se torniamo sul 3 molto probabilmente riprendo la mia attività su YouTube al 100%, cioè nel canale di Gears, perché su Judgment veramente, ragazzi, a parte le top 5 non mi vedrete più probabilmente. E se invece torniamo sul 3, sì, no, su Judgment neanche la bella, cioè, mi tornerà secondo me. Io adesso su Judgment infatti farò sì qualche commento di quello che vi pare, però se si torna sul 3, ragazzi, tornerò anche io sul 3 a fare video. Perché comunque, raga, è un gioco, dai, fighissimo. Cioè, io solo a guardarlo ieri mi sono emozionato a giocare a sto gioco. Io intanto mi sto buttando a mezzo a morire. Comunque niente, ragazzi, dai, il video può finire qui, che sennò veramente qua stiamo a parlare fino a dopodomani. E iscrivetevi nei canali, passate nella community di Gears, lascerò anche il canale di Anima, guarda, quello che ha messo a disposizione della community. Guarda, a me che mettete, sì, mi piace o commentate non me ne frega un cazzo, fatelo come in tutti i video. L'importante è che spammate di tornare su Gears of War 3. Bravissimo, aiutateci, bravissimo. Parole sagge, Anima for President. E niente, ragazzi, io lascerò in descrizione tutti i due canali, sia quello della community e sia quell'altro delle... Europa Game League. Comunque, aspetta, no, sono curioso, non mi ricordo come si chiama. Anima, dammi una mano. Quale? Quello delle SL che hanno fatto i nostri amici. Non lo so, comunque ve lo lasciamo in descrizione perché non mi viene SL il nome. Comunque Europa Games Live. Europa Games Live, bravissimo, dovrebbe essere una cosa del genere. Beh, ragazzi, io vi saluto, che rispondo al telefono. Bella. Ecco, che è impegnato. E niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Bella a tutti!